Attenzione gialli, non rievochiamo i vecchi fantasmi. Buonasera gialli, benvenuti al post partita di Modena-Ascoli. Ascoli batte Modena 1-0, gol al 75esimo di Mendes. È un po' inusuale che faccio uscire il post partita il giorno dopo, ma permettetemi di poterlo fare il giorno dopo, perché farlo la sera in un giorno in mezzo alla settimana, dove poi non è proprio possibile farlo in orari consoni, mi perdonerete, ma ho dovuto farlo uscire per il giorno dopo, oggi. Venendo alla partita, ovviamente si perde un po' quella sensazione a caldo, quella sensazione un po' di furia, di incazzatura. Modena ieri è inciampato un po' nei vecchi problemi di mantenere l'intensità. Complice un turno infrasettimanale, complice giocatori che hanno un po' la lingua a terra. Vedi Gerli, secondo me sta giocando troppo, vedi Magnino, insomma vedi anche un po' per Greffi, anche se per Greffi e Silvestri stanno giocando bene, di mezzo c'è anche gente che non è scesa neanche in campo ieri, faccio il nome di Bonfanti, cioè Nicolas, hai avuto la chance di giocare da titolare, dopo credo Brescia, vabbè, sei subentrato, ma hai quasi giocato dall'inizio, Genoa e Regina, dove hai giocato gli spezzoni. Io, secondo me, da Genoa ti sei un po' bloccato, perché ieri hai fatto una prestazione, cioè una non prestazione, non sei neanche sceso in campo, secondo me. Cioè, ti devi dare una mossa, perché Dio. L'abbiamo infortunato che adesso non so bene quando rientrerà, Strizzolo non può giocare, devi certo tutte, quando hai una chance la devi sfruttare, col Cagliari l'hai sfruttata e va bene, hai fatto gol, hai fatto il 2-0, hai chiuso la partita, ma fino al momento di Cagliari, io lo dicevo anche nei vecchi video, io ti vedevo che avevi la voglia di spaccare il mondo e col Cagliari poi hai concretizzato quella voglia trasformando il secondo gol, ma da Brescia in poi, cioè, io ti vedo piantato, cioè ti vedo che non concludi la mazza, cioè sei in concreto, cioè non vai, non sfrutti neanche le occasioni che ti dà il mister. Insomma, capisco 2002, sei giovane, cazzi e mazzi, tutto questo quanto, però, oh, cioè, dai, cioè, appunto, sei giovane, devi avere la voglia di spaccare il mondo come ce l'avevi 3-4 partite fa. Cioè, diamoci un po' una svegliata, perché non è che Strizzolo può sempre giocare tutte le partite fino a quando Dio non recupera. Nicolas. Deslet, che abbiamo bisogno di te anche a livello infrasettimanale e anche a livello di incisività nei secondi tempi, cioè devi svegliarti. Per quanto riguarda un po' la partita, è il solito Modena. Io non pregiudico ancora i playoff, comunque siamo ancora vicini, ma il Modena è mantenere un certo tipo di mentalità e un certo tipo di intensità. Nel primo tempo il Modena ha giocato anche benino, cioè è stata una partita non bella, onestamente. Per me sulla Brede è stato veramente bravissimo a preparare la partita. Ogni Gerli con la mezzala di riferimento, a seconda di dove si distribuiva il pallone, erano sempre marcati. E secondo me Breda ci ha chiuso veramente le mezzali, ci ha chiuso il nostro metronomo Gerli. E se qualcosina nel primo tempo potevamo fare, nel secondo tempo non abbiamo fatto niente, nonostante i cambi di, ecco, una cosa di Litteser, secondo me è un po' smarronato, cioè togliere via Falcinelli, cioè io penso che tutta Modena avrà valutato che quello che da togliere via era Bonfanti, non era Falcinelli, Falcinelli stava giocando bene, anche se, dico, devi dargli il pallone un po' prima, c'è sempre quella cosa di tenere il pallone quei 2-3 secondi in più, dopo arriva il difensore che ti ruba il pallone o ti fa fallo e perdiamo un tempo di gioco, contropiede, eccetera. Ma ad ogni modo, al di là di questa cosa qua, Falcinelli stava facendo una gara bella, stava facendo una gara che metteva in crisi anche un po' il raccordo, la difesa dell'Ascoli, anche se è una difesa molto, molto strutturata, molto forte, almeno quella che ho visto ieri, poi non conosco bene l'Ascoli.
è quello che tirare giù era Bonfanti, cioè metti su Strizzola ma togli via Bonfanti, ma perché togli via Falcinelli, lo vuoi tenere per Como, ma frega cazzi, cioè stiamo giocando la partita con l'Ascoli, giochiamo con Falcinelli. E comunque, ritornando al fatto che noi, se non giochiamo con questo tipo di intensità, un'intensità alta, il Modena fa fatica a portare a casa il risultato. E qui vengo a un vecchio discorso che si faceva: se sappiamo di non essere molto lucidi, che può capitare una partita nella quale, soprattutto in mezzo a una settimana, che abbiamo giocato delle partite veramente toste, Cagliari, Brescia, Genoa, Regina, insomma abbiamo giocato delle gare importanti, gare difficili e ti mettono a dura prova a livello fisico, se dobbiamo giocare una gara in mezzo alla settimana dobbiamo cercare anche di portare a casa un pareggio nel caso in cui non ci viene la vittoria, e soprattutto quando vediamo che abbiamo un po' la lingua a terra, che è legittimo, ma dobbiamo cercare di portare a casa il pareggio, ragazzi, cioè magari la vittoria sarebbe stata bella da ottenere ieri, io volevo la vittoria per tenere sempre agganciato il treno dei playoff, ma se non riusciamo dobbiamo portare a casa il pareggio, cioè abbiamo preso un gol, cioè un gol da Polli, abbiamo preso un gol su un sviluppo di un calcio d'angolo, non abbiamo fatto bene un fuorigioco e cioè, prendiamo dei gol a volte troppo ingenui, anche l'abbiamo preso con il Genoa alla fine del 2-2 per un piede, non era in fuorigioco Bani, forse con la Regina, vedi lì un po' la mezza cappella di Gagno che la poteva rinviare fuori, cioè se la poteva spostare fuori, secondo gol, cioè sono tante piccolezze che poi ci costano dei punti, ci costano delle vittorie, dei pareggi, e anche in questo caso abbiamo preso gol. È vero, l'Ascoli ha fatto un buon secondo tempo, ma cioè è stato anche questo gol è stato anche figlio della nostra disattenzione, vuoi anche per la nostra stanchezza, però cioè, ragazzi, l'intensità va bene non averla a dei livelli, ma un minimo di attenzione in più la dobbiamo avere per portare a casa almeno un pari. Quando non si riesce ad arrivare alla vittoria bisogna portare a casa un pari, perché sennò siamo sempre lì a dire è vittoria e sconfitta, è vittoria e sconfitta, è vittoria e sconfitta, e può capitare sconfitta e sconfitta, come è successo in queste due partite. Quindi cioè adesso andiamo a affrontare una gara con il Como che si fa dura, perché se non riesci a fare dei punti con il Como rischi di essere risucchiato nella zona di retrocessione, nella zona playout, e ti stacchi troppo dal treno playoff. La Serie B è un po' matta perché con due vittorie sei davanti, con due sconfitte sei dietro, però ci sono dei campanelli di allarme che dobbiamo sapere interpretare, dobbiamo sapere leggere, cioè stiamo attenti, dobbiamo fare attenzione che un inciampo ci può stare, mi ha fatto veramente delle prestazioni importanti anche con la Regina, alla fine abbiamo giocato bene, non siamo riusciti a portare a casa il punto almeno, ma siamo sempre lì. Cioè, se non riusciamo a portare a casa il punto, se non riusciamo a giocare con intensità, non riusciamo neanche a portare a casa il punto, e questo è il problema del Modena. E dobbiamo fare delle correzioni in tal senso. È un po' anche un discorso legato alle sostituzioni, mi preoccupa un po' anche perché non abbiamo un vero vice Gerli, perché un vice Gerli poteva servire in Serie B, perché giustamente lui non è che se le può giocare tutte, non è un robot. L'anno scorso, quando non c'era Gerli, quelle poche partite nelle quali non c'era Gerli, c'era Di Paola, ma eravamo in Serie C e un Di Paola in Serie C viene considerato un bel giocatore, un buon giocatore, ma in Serie B quest'anno non abbiamo vice Gerli, ok, Panada, ma insomma non dà la stessa qualità di Gerli, non dà la stessa affidabilità. O uno ci prova con Panada e cerca di far riposare Gerli quando è possibile, e ti prendi il rischio del caso, o se no devi sempre giocare tutte, ma non va bene neanche strapazzare questo ragazzo qua, perché si è visto soprattutto nelle ultime due partite che ha un po' la lingua a terra. Stessa cosa per Magnino, adesso ok, stanno un po' rientrando Armelino e Poli, sono rientrati, quindi le mezzali possono anche tirare fiato, Magnino può tirare fiato, e abbiamo il problema in difesa che insomma, per Greffi e Silvestri sono la nostra coppia affidabile, Cittadini stava facendo un bellissimo campionato fino ad ora e non abbiamo uno Silvestri, per la trasferta di Como giocherà l'inimitabile, il grande, unico, inimitabile De Maio,
Io sono un po' preoccupato perché al di là di De Maio, nonostante abbia tanta esperienza, credo che non giochi una partita, non so, cioè, anzi non so da quanto tempo, non, io me lo ricordo di una volta contro il Cittadello, era subentrato forse a Parma in qualche secondo tempo, magari sì in queste circostanze, ma ha fatto sempre degli scapoli di partita, credo forse, non vorrei dire, all'andata col Cittadello l'ultima gara che ha fatto da titolare. Quindi boh, staremo a vedere, però sì, insomma, il Modena a questa problematica deve mantenere un'intensità di velocità e di gioco veramente alta per poter arrivare alla vittoria. Ma il problema è che se uno non ci riesce, deve cercare di portare a casa meno il pari e bisogna stare attenti in queste circostanze. E non è successo nulla, un inciampo, ripeto, ci può stare, certi di mente si devono svegliare, vero Nicolas? E certi altri bisognerebbe cercare di trovare delle alternative, perché ammetto che non è semplice, ma dobbiamo trovare alternative per far rifiutare un po' tutti, perché è normale, non riuscirci a starci dietro, e cerchiamo ragazzi di darci anche una mezza furbata a noi, quando non riusciamo a vincere portiamo a casa un pari, dai gialli!